It's not TV, it's HBO. Non possiamo che iniziare dal celebre motto con cui il canale Cable si presentava molti anni fa, perché ci siamo subito resi conto che questa miniserie di 5 episodi, remake dell'omonima opera di Ingmar Bergman del 1973, ha trovato una dimensione adatta al Festival di Venezia 2021, dove è stata presentata in anteprima. 5 episodi della durata di un'ora l'uno, recitati da una coppia di protagonisti veramente eccezionali e fuori di misura, quali Jessica Chastain e Oscar Isaac, che travalicano i confini dello schermo domestico e, attraverso una messa in scena davvero di pregio e una qualità di scrittura sopraffina, si fanno grande schermo. Nonostante l'impianto teatrale e seguendo la miniserie originale, Scene da un matrimonio è un vero e proprio miracolo che riesce a gestire la pesante eredità di Bergman, aggiornando la vicenda ai nostri giorni. In occasione dell'arrivo del primo episodio su Sky e Now TV dal 20 settembre, ve ne parliamo meglio nella nostra video recensione. Scene da un matrimonio è, prima di tutto, la storia di un amore, quello che provano Mira e Jonathan, coppia sposata e genitori di una bambina di nome Ava. Il loro sembra un matrimonio felice, perfetto, in cui si fanno forza l'uno con l'altra, rappresentando un'unione affettiva fortissima. Il tutto nonostante nel corso di un'intervista che apre il primo episodio si abbia una strana sensazione di disagio. Jonathan parla continuamente sopra la moglie, che appare distratta e sovrappensiero. Durante una cena con una coppia di amici meno unita di loro e spaesati dalla scelta di vivere in una relazione aperta, la solidità matrimoniale inizia a cedere. La successiva confessione di Mira di avere una relazione extraconiugale e di sentire il desiderio di cambiare casa è l'inizio di un processo doloroso, che proseguirà nel corso degli anni e degli episodi. Attraverso lunghe situazioni, le scene del titolo che ne definiscono un periodo preciso e racchiudono un tassello della storia, Jonathan e Mira proveranno, attraverso il dialogo amorevole e rabbioso, a tratti insostenibile ma sempre sincero, a venire a capo della situazione. Per niente interessato a cercare un colpevole o a indagare sui motivi che hanno spinto la coppia a separarsi, Scene da un matrimonio predilige un ritratto schietto e senza filtri della natura umana. Il contrasto e il conflitto che ne consegue diventano rappresentazione dell'indecifrabilità e irrequietezza della vita stessa e dei sentimenti che la animano, evitando ogni presa di posizione, nonostante spesso si abbia la sensazione che la scrittura abbia un occhio di riguardo verso il personaggio maschile, la miniserie intende mettere in scena la complessità delle emozioni e dei sentimenti, cercando un legame quanto più realistico e lontano dalle convenzioni narrative, che spesso vengono rispettate in opere di questo tipo. In 5 episodi si ha la sensazione di una vera e propria lotta, non solo tra marito e moglie, ma anche all'interno di ognuno di loro, vittime dei loro stessi comportamenti. Il risultato è un'opera talmente ricca di umanità, quella vera, non ricreata attraverso la finzione, che lascia sconcertati. Non interessa al regista e sceneggiatore Agai Rivai raccontare tutto. Bastano alcuni momenti capaci di riassumere perfettamente il punto della situazione e creare un'empatia tra personaggi e pubblico come raramente accade. In questo contrasto tra uomo e donna, marito e moglie, amore e odio, lo spettatore è costretto a vivere una continua altalena emotiva. Scene da un matrimonio è più interessato a mettere in scena un duetto di voci, entrambe con le proprie ragioni e il proprio punto di vista. Non sorprende di conseguenza la scelta fotografica di Andrzej Parek, basata in larga parte su tonalità ocra e seppiate, quasi a voler creare un ambiente domestico intimo e caldo, data la natura tematica dell'opera, ma allo stesso tempo mantenendone un distacco respingente, quasi freddo, a cui si sposa il look digitale in forte contrasto con quello della miniserie originale girata in 16mm. I 5 episodi, ambientati quasi completamente nello stesso set, la casa di Jonathan e Mira, vengono illuminati da una luce dorata che corrisponde anche al fuoco del conflitto tra i due protagonisti. Una scelta cromatica che evidenzia la dimensione teatrale del progetto, ma ne eleva anche la caratura cinematografica. Il racconto passa anche e soprattutto attraverso l'immagine, così da creare un matrimonio, e scusate il gioco di parole, tra la realtà del palcoscenico e la finzione del set. Interessante la scelta di aprire gli episodi con brevi segmenti di dietro le quinte, che hanno la funzione di sigla, in cui nel giro di un colpo di Chuck, Oscar Isaac e Jessica Chastain si trasformano in diretta in Jonathan e Mira.
Basata interamente sui dialoghi e sulle lunghe riprese all'interno di una stanza, Scene da un matrimonio porta sullo schermo le indecisioni, i tormenti, le contraddizioni. Anche l'ignoto, l'incapacità di riuscire a definire a parole ciò che si prova, l'impossibilità di prendere una strada dritta e coerente. Abituati a personaggi che devono mantenere un loro carattere, appare sorprendente come la miniserie HBO rifugga dalle certezze, rendendo di fatto i due protagonisti esseri umani tali e quali a noi, così imperfetti da spogliarsi delle maschere di finzione e risultare vivi. Si fa fatica a descrivere le performance di Jessica Chastain e Oscar Isaac, due fuori classe assoluti, davvero straordinari nell'indossare panni di una coppia che ha bisogno delle parole per trovare soluzione alla loro situazione. I due attori si mettono a nudo, spesso per davvero, lasciando che ogni piccolo gesto, ogni cambiamento di sguardo e anche rilassando e irrigidendo il corpo aggiunga un elemento al racconto. Il risultato è un'opera che usa la forza del «non lo so», una battuta pronunciata spesso. Siamo convinti che l'arte, svolgendosi, debba in qualche modo indicare una via oppure una chiave di lettura del mondo. Scene da un matrimonio va nella direzione opposta, rende normale l'assenza di una strada precisa, emozionando e facendoci riscoprire il piacere e il dolore della complessità umana. La miniserie originale del 1973 è una delle opere più riuscite di Ingmar Bergman. Quella del 2021 ripercorre la struttura narrativa dell'originale, rispecchiandone divisione e titoli di ogni capitolo, con l'eccezione dell'originale secondo episodio, qui mancante, che era quello che meno si concentrava sulla coppia. Aggiornando le tematiche ai giorni nostri, il risultato è un'opera di uguale intensità che riesce a porsi a livello del maestro svedese. Hagai Levi non cerca di replicare le inquadrature bergmaniane più celebri, ma cerca di mantenere un proprio stile molto misurato. Il risultato è un'opera d'arte televisiva che funziona anche sul grande schermo, un capolavoro di rara intensità emotiva che non lascia indifferenti. Non possiamo che rimanere estasiati dalla qualità della miniserie targata HBO. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a quest'opera in cui non si trova una nota fuori posto. Questa sinfonia umana merita il massimo punteggio possibile, 5 stelle. E voi cosa ne pensate? Siete fan della miniserie di Bergman e siete curiosi di vedere questa nuova versione della storia? Siete d'accordo con la nostra video recensione? Fateci sapere la vostra nei commenti!